Pronti? Buongiorno. Buongiorno. Mister, quanto conta questa partita? Cioè, si è messa in una situazione tale per cui è più importante di quanto dovrebbe essere una seconda giornata di ritorno? Sì, devo dire sì, perché abbiamo fatto i conti, li facciamo tutti, tutti guardiamo quello che è il calendario, riposeremo, poi avremo il Palermo, perciò veniamo da due sconfitte, sappiamo benissimo l'importanza di questa partita. E andiamo a giocare contro una squadra dove c'è grande rivalità, dove Ascoli Perugia è sentita, molto sentita, perciò sappiamo l'importanza della partita sia per la classifica che per la città, perciò andremo ad Ascoli pronti perché troveremo un ambiente molto caldo. Sì, a proposito di ambiente molto caldo, ci sono state appunto in settimana e le dichiarazioni del presidente che ha auspicato la massima partecipazione per questa partita e un probabile colpo di mercato come Ciciretti. Pensi che questo entusiasmo della piazza ascolana possa essere un motivo in più da tenere in considerazione? Sicuramente perché l'entusiasmo spinge i giocatori ad andare, ma noi sappiamo cosa ci aspetta. Sappiamo che insomma, io sono andato anche a Ascoli inizio anno a vedere la partita, la seconda di campionato, mi ricordo. Sono andato a Ascoli e l'ambiente è caldo. Perciò sappiamo che loro verranno spinti dal pubblico, che anche per loro è una partita molto, molto importante, perciò sappiamo cosa ci aspetta, poi dobbiamo fare meglio delle ultime partite, sicuramente. Il problema è quello che ci dobbiamo aspettare noi, cioè noi dalla squadra, da quello che è. Quello che mi aspetto io sono i punti, perché bisogna fare i punti, non è che mi devo aspettare altro, di giocare bene, di giocare male. Quello che mi aspetto io dalla squadra dopo due sconfitte sono i punti. Il resto va bene, lasciamo così nell'aria. Ci saranno delle novità sostanziali rispetto alla gara, all'ultima gara, e poi, per noi che siamo in pieno mercato, ci può dire qualcosa di più oppure no? Qualcosa cambieremo, però non ve lo dico, tanto come sempre. Mercato, la società si è esposta, ha detto che fa venire, che prenderà giocatori. Io sono tranquillo, perché loro stanno provando a fare, a muoversi, stanno lavorando per migliorare la squadra. Io faccio il resto, però mi aspetto quello che vi aspettate voi, che si aspettano tutti. Qualcosa, speriamo che arrivi. A proposito, le condizioni dei tre nuovi, cioè da Sadik, Falzerano e anche Carraro, se ci puoi dire, insomma, ecco, in che condizioni sono, tra chi è arrivato prima e chi, insomma, è arrivato da Esatto, pochissimo. la scala è quella lì, sta meglio che è arrivato prima e poi a scalare. Falzerano potrebbe anche avere 90 minuti. Lui inizia a avvicinarsi perché è cresciuto rispetto a quando è arrivato, sa lì che è arrivato, forse era più indietro, però ha avuto tanto tempo per lavorare, perciò e poi ha fatto già 90 minuti, è cresciuto molto. Carraro è arrivato da pochissimi giorni, perciò un pochino più indietro rispetto a quello che sono i nostri canoni. E poi c'è anche un adattamento al lavoro. Qua si lavora e chi viene qua si deve un attimino adattare. Buongiorno, Buongiorno. Anni invece non è un nuovo arrivo, però in un certo senso è come se lo fosse, nel senso che è stato fuori a lungo anche per l'impegno in Coppa d'Asia. Ti chiedo come sta, come l'hai ritrovato dopo l'esperienza con la sua nazionale. No, non è cambiato molto, è tornato dopo un'esperienza andata così così, perché magari pensavano di fare un altro tipo di Coppa d'Asia, però è motivato, sicuramente diciamo con tutti i problemi che ha avuto, si è operato, Coppa d'Asia, alla fine ha giocato pochissimo, magari ci aspettavamo che facesse qualche partita in più, però speriamo che, come dici tu, che sia un vero nuovo acquisto, l'ho letto anche stamattina, sia Anna, perché è un giocatore che ha fatto vedere grandi cose e noi ce le aspettiamo quelle grandi cose.
Hai detto che cambierai qualcosa perché qualcosa non è andato o perché la partita richiede altre caratteristiche? Per tutte e due gli aspetti. Magari qualcosa non è andato l'ultima partita e poi c'è l'avversario, questo è un avversario totalmente diverso rispetto a Brescia, le squadre. A proposito di questo, l'Ascoli, diciamo, perlomeno almeno nelle ultime partite, ha avuto problemi soprattutto nel fare gol, perlomeno è questo quello che magari qualcosa può averlo risolto con il mercato, anche se sia un po' presto forse per dirlo, mancherà Ardemagni, ecco, quindi questo può indirizzare, diciamo, la partita su un piano a livello tattico, avete preparato qualcosa per questo? E un'altra cosa, non so, una curiosità, se hai avuto occasione di parlare di Carraro con Zeman. No, l'ultima no, non ho sentito Zeman. Zeman l'ho visto l'ultima volta a Coverciano per la panchina d'oro, però non l'ho sentito. No, vabbè, ma le caratteristiche dell'Ascoli sono. È una squadra che battaglia, che è forte fisicamente, che ha un grande ritmo, mette la partita su un ritmo importante anche di agonismo. Perciò anche questa credo che sia una delle caratteristiche migliori dell'Ascoli, l'agonismo, soprattutto in casa. Hanno fatto tanti punti perché in casa rendono di più e questa caratteristica si esalta quando ci sono i loro tifosi. Poi l'attaccante, quando gioca Peretta, Ardemagni, quando c'è. Ma loro hanno soluzioni. È una squadra comunque impostata in un certo modo dove la fisicità la reputano molto importante. Mister, buongiorno. Se può Buongiorno. darci delucidazioni sulle condizioni di Melchiorri, se può raccontarci un po' la sua settimana dal punto di vista degli allenamenti, perché giocatore sappiamo che nessuno è indispensabile, tutti importanti, però con Melchiorri il Perugia acquista un certo peso là davanti. Ah, Melchiorri ha fatto un passo in avanti, speriamo settimana prossima che provi a unirsi al gruppo, provi ad unirsi al gruppo, perché adesso è passato un po' di tempo, speriamo che una volta che torni da noi, perché l'altra volta era entrato, poi è riuscito, l'abbiamo fatto giocare col Foggia, non stava bene, poi ha fatto un passo avanti, un passo indietro, spero che Federico, nel momento che torni la settimana prossima, concluda questo problema. E che riparta con la squadra e continui e riprenda a giocare. Si è parlato nei giorni scorsi, mi sembra anche Goretti in un'intervista, che la difesa ogni tanto va incontro a qualche amnesia. C'è una motivazione oppure è solo una concentrazione che cala? Ma è una squadra che diciamo che non è così fisicamente, non è così grande nell'agonismo, non è così. Perciò magari concede qualcosa sotto quel punto di vista. Magari è più brava quando hai la palla, magari è meno brava quando ha la palla. Per me è una caratteristica di questa squadra. Abbiamo qualcuno che fa molto bene, ma diciamo in generale siamo una squadra più brava ad attaccare. Se sarà convocato Moscati, se è cambiato qualcosa rispetto alla partita col Brescia e se sì, se può esserci qualche sorpresa. Moscati, il mercato prima erano usciti, adesso magari si è chiusa una porta. Adesso ci sono tante situazioni e ce l'hanno tutti. Tutti hanno proprio 6, 5, 7, 8 giocatori che hanno un piede di qua e un piede di là. Quanti giorni mancano che chiude il mercato? 4? 6, 4. 25, Vabbè, diciamo 5 e mezzo. Spero che quando si chiude il mercato, chi sta di qua riparte qua e lo sfrutteremo al 100% per renderlo utile al Perugia. Chi sta di là farà, gli facciamo un grande bocca al lupo e farà cose. Moscati, se non va via, ci torna utile il giocatore del Perugia, pagato dal Perugia e speriamo, lo proviamo pure qualche altro ruolo magari, perché magari può essere una cosa interessante. Convocato, Buttata là. ma convocato. Convocato, convocato. La bomba. La bomba, vado con la bomba. Grazie. Grazie.